size, mister. E bello a tutti ragazzi, oggi siamo qui tornati su Clash Royale e oggi, come avete letto dal titolo e avete visto dalla copertina che ancora non so come fare, siamo qui su un video di Clash Royale con il deck consigliato da Siri. Oggi avrò l'ausilio di due iPad, uno mio e uno della mia cara sorellina che saluto se mai vedrà questo video, dove useremo per appunto il Siri del suo iPad perché col mio non si può fare. Quindi il deck andremo a rifare il 3. Per esempio l'1, il 2, il 3, il 4, 5, 6, 7, 8 saranno queste carte andando avanti. Noi chiuderemo un numero da 1 a 51 e vediamo cosa può uscire. Siri, dimmi un numero da 1 a 51. Ecco cosa ho trovato, ecco, cercando Siri. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. Fa 29. 29, quindi 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Caserma di Barbari. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. La risposta è 40. 40, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il mago. Perfetto. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. Fa 30. 30, quindi 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30 il razzo. Bello deck pesante. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. 42. 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42. Lo specchio. Ok? Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. La risposta è 21. 21, 4, 8, 12, 16, 20, 21. Riprendiamo la Fireball. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. Secondo i miei calcoli 3. 3, quindi di nuovo questo, rifacciamo. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. Fa 11. 11, quindi 4, 8, 12, 11 è questo qua. Gli ultimi due. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. La risposta è 11. 11, 4, 8, 12, 11, gigante. Siri, dimmi un numero compreso tra 1 e 51. La risposta è 39. 39, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meno 1 è questa. Ok ragazzi, un deck 4.4, ringraziamo Siri. Grazie Siri, ci hai dato veramente un deck di merda. Veronica, che linguaggio? Infatti, mia sorella, che linguaggio stai usando? Quindi, grazie per l'aiuto, Crimio, se ne vada a fare in culo. Calma. Bene ragazzi, quindi adesso abbiamo fatto il nostro deck fatto da Caserma di Barbari, Mago, un bel razzo, lo specchio, la pala di fuoco, il cavaliere, il gigante e un agelo. Andremo adesso online dopo che ho fatto per oggi 8 vittorie di fila. Vedremo cosa possiamo fare online contro questo deck. Ringraziamo mia sorella per questo iPad che ci ha dato veramente un deck di merda. E adesso andiamo a vedere come utilizzarlo al meglio. Allora, punterei sulla combo gigante-mago, però vediamo come si comporta l'avversario. Ok, contrastiamo il loro attacco da pusher con questo qua. Una bella difesa fatta bene. Abbiamo contenuto un po' i danni, però abbiamo sprecato veramente tanto elisir e lui l'ha capito e ci sta facendo veramente male alla torre. Ok, per la difesa ci ha tolto un 1500 di danni, ragazzi, quindi non vi consiglio mai questo deck. Adesso puntiamo magari a mettere la caserma dei barbari. Dato il cappello tattico per i capelli di merda, quindi una roba veramente tattica. Gli congeliamo tutto, così lui il suo mago di ghiaccio gli schiatta. E abbiamo difeso anche questa parte. Però il suo gigante magari ci dà 2-3 hit. 1-2 hit ci ha dato, perfetto, 3 hit come avevo detto. Mandiamo il nostro gigante con dietro il mago e vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto qui sui gruppi di cose rompono le palle. Ecco, la nostra valchiria è tanto amata, cioè oggi ci spacca il culo, tira magari un hit o due, uno, neanche uno, perfetto. Siamo in rocket per difenderci, sboom, ok.
sta andando veramente male, ragazzi. Quindi non vi fate mai consigliare il deck da Siri, perché è veramente una stronza. Lei vuole fare perdere tutte le partite inconsapevolmente. L'unica nostra possibilità di vincere è quella di puntare a Sud and Death, perché almeno lì abbiamo più Elisir da usare. Lui adesso metterà molto probabilmente la mongolfiera per difendere, cioè per attaccare molto più di massa, invece no. Usiamo una bella fireball per il suo mago di ghiaccio del cazzo. Eccola là, la sua mongolfiera amata. Adesso gli congeliamo tutto. Ok, non ha fatto tutti i danni che doveva fare, perfetto. La torre è andata giù, quindi non è tanto bene come cosa. Non è andata bene. Però vediamo se riusciamo a buttare giù almeno una torre. Penso proprio di no. E vabbè. Facciamo un danno con la rocket, almeno gli facciamo sentire che almeno un tocchino gliel'abbiamo dato. Non è morto neanche il mago di ghiaccio. Sta andando veramente male questa partita, ma male è dir poco. Butta giù la mongolfiera, ti prego, perché quella fa dei danni della madonna. Allora, usiamo il nostro maghetto e magari l'altro cavaliere per contenere i danni che fa il mago. Niente, ragazzi, non abbiamo fatto neanche una stella, una corona, però ci siamo difesi con onore. Quindi ragazzi, ditemi giù nei commenti se vorreste magari un altro episodio, perché oggi sì che è stata stronza, ci ha fatto fare un deck veramente pesante e difficile da utilizzare. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate se vorreste il secondo episodio di questa serie che potremmo fare, il deck consigliati da Siri. E niente ragazzi, tanti like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bene ragazzi!